di poveri genti, terra di fuoco, di ricchizi, e su tamisi, sapati gizi, terra di santi. Noi viviamo una situazione dove c'è poca informazione, non si sono fatte sentire completamente, non smentiscono le voci che arrivano dalla Germania, dove si dice che addirittura si parla di chiusura dei termini e ridimensionamento di Pomigliano. Da parte dell'azienda nessuna smentita, non hanno fatto nessuna convocazione alle parti sociali e nemmeno il governo ci ha pensato, e cioè questo ci preoccupa molto. Da ottobre fino a marzo, essendo in cassa integrazione per 3 settimane, a volte 2 o 3 settimane, percepivo uno stipendio in media di 850, 900, 800, dipende. Logicamente con degli impegni che ci sono, perché uno degli impegni non si riesce, però mi deve credere, no, come dicono qualcuno che non si arriva alla terza settimana, per me non si arriva neanche il giorno dopo. Corriti, corriti, corriti tutti quanti, da Fisciariano, diavoli e santi, corriti, corriti, corriti tutti quanti. Io sono entrato in Fiat nel 90, e abbiamo fatto la Panda, sono entrato con la produzione della Panda, poi siamo passati alla Punto. Noi infatti abbiamo lavorato per molti anni senza avere nessun tipo di problema, magari dopo 5 anni ormai si usa fare il restyling, però niente di, non si parlava assolutamente di chiusura. Adesso dal 2002 in poi invece abbiamo vissuto questo problema della chiusura continuamente, perché ci danno una macchina che sappiamo già a priori che non durerà più di 2 o 3 anni e che quindi dopo 2 o 3 anni avremo sempre lo stesso problema. Ci hanno dato allora la Punto e poi siamo passati alla Y, però sono tutti dei prodotti che ormai hanno, prima che ce li portano, hanno già degli anni. Per cui si sa che, non essendo un prodotto nuovo, non può avere un futuro a lungo termine. Lei ha figli, ha famiglia? Sì, io ho 3 figli. E quindi la situazione, ripeto, come dicevo prima, con la cassa integrazione, già considerando quello che è il nostro stipendio, il nostro salario, che è già basso, se ci mettiamo pure la cassa integrazione e quindi togliamo ancora, insomma, la situazione è... sicuramente non è delle migliori. A Termini Imerese, grosso centro a 50 km da Palermo, si vive in bilico tra l'angoscia e la speranza ormai da 7 anni, cioè dalla prima crisi Fiat del nuovo millennio, che nel 2002 portò in piazza i metalmeccanici da nord a sud del paese. Era prima dell'avvento alla guida dell'azienda torinese dell'attuale amministratore delegato Sergio Marchionne. Ed il sentimento di angoscia e speranza è comune e condiviso, da un lato dalle tute blu siciliane con le rispettive famiglie, dall'altro dall'intera comunità termitana che sulla presenza di Fiat ha incentrato sviluppo e sussistenza economica negli ultimi 30 anni. Lo stabilimento, dagli anni 60 ad oggi, ha rappresentato una realtà economica, oltre che per Termini Imerese, per almeno un centinaio di comuni dell'Interland di 3 province, Palermo appunto, ma anche Messina e Trapani. Da qui ogni giorno arrivano i metalmeccanici di Sicil Fiat, pendolari da anni. Il posto di lavoro in una regione che, secondo i dati Eurostat, è tra le 10 più povere d'Europa e che a livello nazionale, nell'ultima rilevazione Istat, ha visto risalire il tasso di disoccupazione al 13,8%, lo si difende e mantiene anche macinando ogni giorno chilometri per andare e tornare dallo stabilimento. Come questi operai che non hanno voglia di parlare e che arrivano dal trapanese. Ma sul futuro dei circa 1700 dipendenti diretti della Fiat di Termini, a cui vanno aggiunti i 300 dell'indotto, tornano ad agitarsi antichi spettri, su tutti quello della chiusura. Una doccia fredda, le parole di Marchionne al termine del vertice di metà giugno a Palazzo Chigi con i sindacati, finora l'unico dall'avvio dei progetti di espansione della casa dell'indotto oltreoceano con l'accordo Chrysler e poi con quello europeo ancora in itinere per la fusione con la tedesca Opel. E che l'accordo con Opel vada o meno in porto, a Termini Imerese la parola fine sulla cessazione dell'attività sembra già scritta. È lo stesso amministratore delegato di Fiat a fornire la data, il 2012. Sono fra quelli che sostengono che le alleanze con le altre case debbano fare per forza male. Noi siamo di fronte a quel fenomeno che ci dice che nei prossimi anni, lo dicono fior di economisti, nel mondo rimangono 5-6 case automobilistiche. Questa operazione che la Fiat sta facendo la può collocare al terzo posto. E quindi
L'importante secondo noi è che tutto questo non passa attraverso i posti di lavoro in Italia. La Fiat deve crescere, è bene che si colloca in una situazione di sicurezza rispetto a quelle che saranno le evoluzioni del mercato mondiale, però non lo deve fare attraverso i posti di lavoro in Italia, perché a questo ci ribelleremo e ci faremo sentire. Perché non è normale che accada che la Fiat incontra tutti i governi tedeschi e americani, incontra non solo ma i manager dell'Opel. In Italia invece assistiamo al fatto che né i lavoratori né l'organizzazione sindacale né il governo aprono un tavolo di discussione con noi. Noi siamo impegnati ad aprire questo tavolo perché vorremmo conoscere quali saranno le prospettive per gli impianti italiani e per quello di Termini Imerese. Nel momento in cui dovesse mancare la occupazione, i lavoratori, i padri di famiglia hanno bisogno di garantire alle loro famiglie un minimo vitale. È come se li spingessimo verso la criminalità organizzata. Tra l'altro i periodi di cassa integrazione pesano sull'economia del territorio ma anche sulle casse dei comuni, almeno voi lo rilevate con il pagamento dell'IRPEF? Certamente sì, ma quello che interessa è soprattutto l'economia dei comuni dove sono residenti i vari operai, i vari lavoratori, perché nel momento in cui un operaio incassa come retribuzione 1.100-1.200 euro, può spendere qualcosina in più di quanto sicuramente può, quando incassa 750 euro di cassa integrazione. Qui non si producono parti di auto, ma si assemblano i pezzi che arrivano dagli altri stabilimenti del gruppo con i quali si compongono le Lancia Y ed i ritmi di lavoro, denunciano gli operai, sono drasticamente aumentati da quando è stato inserito in linea un nuovo modulo per ridurre i tempi di produzione. Guarda, è una convenzione della Tempisi e le dico ai lavoratori si, ogni giorno fino a 10, ogni giorno ci fanno pesare questo problema, cioè aumentano i ritmi di lavoro di cui quasi non si può neanche contestare, perché sempre ci minacciano che se non ci mettiamo all'avanguardia con gli altri stabilimenti rischiamo sempre la chiusura. Al limite del mobile? È quasi al limite del mobile. Nel senso, turni di lavoro chiaramente massacranti a fronte di una possibilità di chiusura se non vengono rispettati i tempi. Esatto, perfetto, sì, perfetto, è proprio così, cioè loro ci dicono queste cose, cioè il lavoratore logicamente, no, magari no, io che faccio rappresentante sindacale, ma ci sono tanti lavoratori che logicamente hanno paura di questa situazione, pur di cercare di andare avanti e non perdere il posto di lavoro, no? Allora fanno dei sacrifici per cercare di lavorare, è questo. Pure che non si guarda niente, le posso dire io, cioè, ci dovrebbero essere delle condizioni di lavoro normali, io le dico normali, invece ormai lì dentro è diventato proprio tipo una cosa per ammazzare le persone. Ma queste sono delle denunce che voi avete fatto, tanti rappresentanti aziendali che sindacati? Io lo faccio sempre con il personale Fiat, io siccome ci sono a contatto lo faccio sempre, però purtroppo a volte non abbiamo neanche dalla parte nostra neanche il lavoratore, perché i lavoratori hanno paura di perdere il posto di lavoro. C'è una sorta di pressione psicologica? Perfettamente, sono le pressioni da parte dell'azienda. Lei le giudicherebbe delle intimidazioni?
Ma diciamo a volte pure, sa, qualche intimidazione a qualche lavoratore gliela fanno pure, le fanno capire che se non fanno questo poi quello che succede, non proprio a livello, però gliela fanno capire in un altro senso, però le fanno pure, questo glielo posso assicurare. Il prezzo da pagare è stato quello che abbiamo dovuto adottare un sistema nuovo di lavorazione. Noi lavoravamo con il TMC1, che è una metodologia di lavoro, siamo passati al TMC2, che è una tipologia di lavoro, diciamo, che prevede un recupero di quelli che loro considerano i tempi morti di una produzione per trasformarlo in lavoro effettivo. E quindi abbiamo dovuto pagare anche a questo prezzo. Le condizioni all'interno, insomma, sono peggiorate molto, anche perché consideriamo che ci sono stati dei lavoratori che già... I colleghi dicono anche sul piano dei tempi di produzione. Sì, sì, è quello. La metodologia di lavoro si riferisce proprio alla tempistica del lavoro, cioè è aumentato. Noi in 450 minuti adesso lavoriamo di più rispetto a quanto facevamo prima. Poi consideriamo pure che c'è stata gente che si è trovata, che già aveva 20 anni nel 2007 e nel 2002 aveva già 20 anni di linea, quindi ha anche una certa età, acciacchi, e quindi rientrare in fabbrica e lavorare ancora di più rispetto a come si faceva prima è stato, insomma, un qualche cosa ancora di più pesante. Però, ripeto, è stato il prezzo che abbiamo dovuto pagare, perché altrimenti neanche questa chance ci avrebbero dato. Strani giorni, viviamo strani giorni. Proprio la produzione della nuova Ypsilon dopo la crisi del 2002 avrebbe dovuto rilanciare lo stabilimento termitano e scongiurare nuove vertenze ed inevitabili periodi di cassa integrazione, che invece nel corso di questi 7 anni sono comunque stati effettuati e di nuovo verranno avviati dal 22 luglio al 2 agosto prossimi. Attorno a Sicil Fiat ruota una galassia di piccole e medie aziende che producono e forniscono la componentistica. La chiusura Fiat inevitabilmente sarà anche la loro. Durissima la presa di posizione dei sindacati. Roberto Mastrosimone, il volto storico delle proteste siciliane contro il susseguirsi dei vari piani di ristrutturazione con conseguente riduzione del numero dei dipendenti nel corso di questi anni. In questi 7 anni purtroppo abbiamo assistito alla mancanza totale delle istituzioni regionali e nazionali, perché tutto quello che serviva a questo stabilimento non è stato fatto, le infrastrutture, il potenziamento del territorio. Purtroppo la politica, insomma, ci ha abituato in Sicilia a non fare le cose che servono. Dell'era quaternaria, strani giorni. Quando la Fiat ha chiesto di poter realizzare delle infrastrutture che servono ad abbattere il costo di produzione, la regione ha preso l'impegno ma non ha provveduto, non considerando che la Fiat parla una volta sola, e se fossero state realizzate le infrastrutture non avrebbe fatto un passo indietro, come purtroppo lo ha fatto. Lei parla di un problema di tipo sociale, proprio di ordine pubblico, che potrebbe venire a crearsi. Ci sono in questo senso segnali? Ma io mi sono preoccupato moltissimo di quello che ho visto in televisione, che è successo a Torino, l'aggressione a Rinaldini. Questo significa che il fuoco cova sotto le cenere. Il governo nazionale e il governo regionale debbono riflettere su questo aspetto. Vorrei riflettere su una circostanza: quando c'è la crisi, il governo nazionale, il governo regionale, gli italiani, i siciliani debbono contribuire in favore della Fiat. Quando va tutto bene, la Fiat i dividendi non li divide con i governi nazionale, regionale o con i cittadini siciliani. Quando il mio comune ha realizzato il piano strategico territoriale, che è stata una bellissima opera, peraltro cofinanziata dalla regione,
la Fiat si è rifiutata nei fatti di partecipare. Noi non volevamo contributi in termini di denaro, volevamo contributi in termini di idee, di programmi per il futuro. La Fiat ha detto no. Ecco, a proposito di territorio, lei nelle sue uscite sulle vicende Fiat denuncia sempre questa svendita del territorio che c'è stato proprio per impiantare lo stabilimento Fiat, e adesso la chiusura cosa vi lascia? Sarebbe un guaio, perché ormai c'è la desertificazione. La scelta di industriale della nostra area direi quasi che sia irreversibile. D'altronde la industrializzazione, dobbiamo ammetterlo, ha portato occupazione. È un'occupazione che pensavamo fosse sicura, solida, mentre si è dimostrata essere precaria. Tante le contestazioni di immobilismo della politica siciliana lanciate da sindacati, lavoratori ed enti locali, su tutti quella dell'ex sindaco di Termini Imerese. Certamente, se la Regione avesse fatto il suo dovere, o meglio, avesse mantenuto la parola data, io sono convinto che oggi non saremmo in questa condizione. La replica del governatore Raffaele Lombardo alle prese con la crisi interna alla maggioranza di governo che nelle settimane passate ha portato all'azzeramento della giunta arriva attraverso un comunicato stampa. In sede di confronto nazionale con la Fiat, scrive la presidenza della regione, chiederemo chiarezza sugli obiettivi produttivi che l'azienda coltiva nell'isola. Saremo determinati, aggiunge Lombardo, a pretendere il rispetto degli impegni assunti dall'azienda nel contratto di programma e allo stesso tempo confermeremo i nostri impegni per il completamento delle infrastrutture dell'area di Termini Imerese. E mentre il valzer delle dichiarazioni e delle accuse incrociate tra tutti i protagonisti della vicenda continua, a temere per la chiusura dello stabilimento ci sono anche i commercianti di Termini, che già nei periodi di cassa integrazione vedono calare gli incassi e restare vuoti i loro negozi. Quando c'è crisi la Fiat, la subite anche voi. Ve ne accorgete come? Ce ne accorgiamo che perché la gente non compra. E non comprando, noi siamo in piena crisi. In questo periodo i suoi affari sono calati? Calati a un bel pezzo che sono calati, noi ora, a un bel pezzo che già sono calati, perché la gente non ha soldi. Volendo fare un esempio, nelle settimane di cassa integrazione lei quanto si rende conto di perdere? Minimo l'80%. Addirittura così tanto? Sì, perché la gente non ha soldi e non può comprare. Ecco qual è il fatto. Nel periodo che ci sono le cresime, ci sono le comunioni e la gente ricorre nei sarti per farti cingere il pantalone o farcelo accucciare e si sta mettendo gli abiti che ha dentro. Sì, semplicemente sì, al lato commerciale è la cosa principale, anche perché Termini si basa sulla Fiat, anche soprattutto anche con l'indotto, non solo Fiat, ma che c'è il problema dell'indotto. Quindi io commerciale, che siamo nel commercio, si sente abbastanza questa crisi che è abbastanza notevole per quanto riguarda la Fiat. Speriamo che la cosa si può anche sbloccare in una maniera positiva, perché qui c'è gente che vive solamente con Fiat e questa è una cosa è preoccupante. Addirittura ci sono suoi colleghi, commercianti in genere, che dicono di capire quando la Fiat ha i periodi di cassa integrazione, perché lo percepite proprio negli incassi, nel volume di affari? Indubbiamente. E qui c'è gente che ovviamente che si deve sposare nel mio campo, che è sotto nel lato fotografico, che ha programmato e quindi sta investendo il matrimonio e non ha più le basi solide per il suo futuro. È la cosa. Lei ha dei clienti che hanno stoppato i matrimoni? Che hanno spostato la data del matrimonio. Quindi c'è gente che era programmato all'andata, per esempio luglio, il matrimonio, me l'ha spostato, me l'ha bloccato, che forse ha data da stabilire. Cioè, contemporaneamente a questa nuova situazione di crisi? Sì, sì, questo sì, già si percepisce che Termini sta vivendo questa situazione particolare. Diciamo, noi nella zona dipendiamo molto dalla situazione Fiat e non penso solo Termini Imerese, ma anche tutto l'indotto che sicuramente colpirà tutta la Sicilia. Lei, come altri suoi colleghi mi hanno detto, commercianti, riesce a capire quando c'è il periodo di cassa integrazione alla Fiat, perché mi dicevano vedono una diminuzione degli affari? Ma sicuramente, c'è una riduzione dello stipendio di parecchie percentuali e sicuramente questo fa sì che i consumi diminuiscano. Quindi anche se l'occhiale da vista è una necessità, viene rinviato?
Ma diciamo che sicuramente anche nell'occhiale da vista avvengono anche molte riparazioni oppure sostituzioni di lente, anziché cambiare come qualche tempo fa si cambiava in maniera più veloce magari l'occhiale. Le hanno dato un incremento in questo senso nel suo lavoro? Sicuramente, riparazioni, sostituzioni delle lenti, diciamo il rimandare più avanti l'acquisto, ecco, anche se la cosa tipo l'occhiale da vista è, diciamo, una necessità. È preoccupato? Ma sicuramente, Gabriele. Qui se logicamente la Fiat e tutto l'indotto chiude, sicuramente la Sicilia avrà un grosso problema da risolvere. Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituato a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa e la ragione. E anche se fosse solo finzione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità?